Bentornati amici e bentrovati di nuovo sul canale del Predone con un nuovo episodio, come vedete, su Assassin's Creed Mirage e il buon Basim, detto l'investigatore, e ogni tanto anche con il buon, come vedete, compagnia di Kong, detto Kang. Allora, dobbiamo prendere la missione ora del maestro dei profumi. Dobbiamo a cercare le prove del suo tradimento. Abbiamo messo il vestito del buon Altair dal primo Assassin's Creed. Salve, scusa signor. Preferisco una nottata tranquilla. Eh no, t'avevo detto borseggia, scusa. No, scusa, se mi mette anche assi. Vedi come si fa, guarda. E poi si continua a camminare nuovamente, vedi? Solo che tu vai da una parte e vado dall'altra. Brava, ciao. Scusa, non ti arrabbiare, mamma mia che l'avrò mai fatto. Non avete mai visto uno arrampicarsi su tetti, muri e poi lanciarsi? Niente, questo non se lo può fare, raga. Questo dice, questo è un po' grossetto, Basim, sarebbe il caso di lasciar perdere. No, scusa, qua ho chiuso. Non si è ancora accorto che gli ho fregati i soldi. State inquinando tutto il fiume, maledetti! Scusa, io dovrei passare. Posto è questo. Va bene. Se proprio insisti. Allora, vediamo un attimino. Fammi usare i fogli. No, c'è un tiratore. Maledetto. Sono allerta. Meglio non rischiare, Enkidu. Che sei te? Codice aggiornato. I profumi. No, scusate, volevo vedere che cosa diceva dei profumi. Allora, là c'è una guardia. Allora, andiamo innanzitutto a far fuori il tiratore perché... Basim. Eccoli lassù i due tiratori. Allora, intanto vediamo se è una cosa. No. Pensavo era da mangiare, non era da mangiare. Allora, questi... Uno sei te. No, non lo vedo. Abbiamo iniziato la missione perché non si deve far vedere, eh.
e fare silenzio. Ok, che. Ah, ce n'è uno che fa avanti e indietro là. Eccolo là. Allora, questo guarda da questa parte. Dobbiamo aspettare che si girino. Ok, gli siamo arrivati alle spalle. Un attimino che dobbiamo vedere il giro che fanno. Perché questo qua, quello che... Allora, uno sta fermo, che è il tiratore per l'appunto. Dai, vai. Se come lui se ne va, si gira, sta guardando da questa parte il figlio di puttana. Non avrei dovuto scoprire. Forse è perché prova sempre la sua mercanzia. Non fuggirai! Lì! Ora... Indietro! Dai, però tecnicamente parlando non mi ha invidiato nessuno, dai però. Allora, se io quello mi tuffo da qua... Esatto, questo volevo dire. Intanto mi viene pure il Sancho Pancio laggiù. Se ci permette di farci anche il Sancho Pancio, noi ci facciamo il Sancho Pancio. Sancho, cazzo, c'è quello. Non fate scenate. Anche perché... Chi ha visto niente? Scusa, eh. Chi ha visto niente? Voi avete visto qualcosa? Io assolutamente no. Io assolutamente no. Troppo lontano, non ci arriviamo. C'è tutto sto casino, è più a 4 di RAM, quell'altri due. Che stavi a fare qua dietro? E lo sai che non ti posso lasciare in vita così, no?
porta bloccata. Che sia qualcosa là dentro, sembra che beh, ci sia qualcosa di buono a priori. Vediamo un po' se questo viene. Sì. Ehi, ma cosa? In ogni caso nessuno. In guardia! Abbiamo compagnia! Cosa? Hai visto che bella compagnia, fratelli? Se io ci provo, così così diventiamo dei veri ninjas. Sfida principale completata. Quale? Visualizza sfide. No, le sfide, le sfide. Ah, c'è la finestra aperta lassù. Bene. Provvederemo ad ucciderli tutti comunque. Non abbassiamo la guardia. Cosa c'è? Cosa? E anche tu sei andato. Ora, siccome ci avevi visti i bei forzieri che stava da spizzate e quell'altro, io immagino che la roba sia di primissima qualità, no? Giusto? È rimasta solo uno all'entrata. Ok, allora uno. Questo getta ombre sul commerciante di profumi, ma servono altre prove. Non lo so, per sapere più riunire al cordone tra più riunioni. Sono potere, si conferma, se abbiamo vedere, ma attenzione, non lo sono. Bene. Facci big money, mazza, big money in diram. Ti sei sprecato, eh? No, tanto apriamo la finestra perché... caso di fughe ad alta velocità. Sappiamo dove andare. Ecco. Ho le prove che servono per collegare il mercante di profumi ai banditi. Meglio andare ora, o fiuteranno la mia presenza. Basim, per sentire la presenza tua, al momento... devono essere in 3 milioni e sapere che sei appena stato qua, amico mio. Parla con il delegato. Vada che ho fatto, ragazzi. Qua bisognerà attraversare anche un fiume, vero?
Che t'ho detto? Cazzo, quello va dall'alto. La mazza che ponticello, proprio piccolo 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 piccolo. E qua che era? Dimmi, che cos'era? Queste ombre che continuano. Pensavo che era un libro. Ah, sapete dove voglio andare, ragazzi? Voglio andare dal cartaro, dal cartografo, scusate. Oh, il cartaro, me lo sono inventato questo. Avete avuto buon naso. Il registro e le monete segnate collegano il commerciante di profumi ai banditi. Bel lavoro. E io apprezzo che questa volta abbiate completato l'incarico con puntualità. Insomma, ho fatto sta mezza cazzata a farsi vedere, però che devo fare? Abbiamo fatta la cazzata, assassino a catena, lancia un coltello, questo ingegneria. Un secondo potenziamento, sicuramente il raggio dell'occhio dell'aquila, questo sì ragazzi, perché ci comincia a servire di vedere più cose. Hai capito com'è? Tutto a posto. Andiamo dal cartografo, ragazzi, veramente. Voglio vedere che tipo di carte a disposizione ha il buon uomo. Mo bisogna trovare, eccolo, cartografo, perfetto. Voglio vedere quali sono le carte che ha, le mappe, le carte, mappe, non so, qualcosa ci avranno da vendere. Voglio vedere che cosa vende. Voglio sapere cosa vende. Oh! Salve! E che avrò mai fatto? Sono saltato un muro. Mamma mia! È un cazzotto, sa. Ma posso entrare qua io? Non ti vogliamo. Ma che palle, dove passo io? Scusate, ogni volta mi devo arrampicare su un cazzo di muro. Che coglioni! Ne ha uccisi un paio. Sono forti, sì. E anche molto. Ma se io mi vestissi, per esempio, la butto lì. Ombra e il canale gli dà acqua. Anche così. Ora. Niente. Non si può, regà. Attacca guardie, vabbè, ma che famo attacca a fare guardie, regà? Cioè... Nabil, c'era ancora il torneo di lotta. Ormai è vecchio. E hai visto i muscoli dell'uomo del Bilad al-Sham? Non mi provocare! Non sopporto più di stare qui. Vorrei andare sul canale e pescare un po'. I pesci migliori sono quelli pescati vicino al Tigri, quando l'acqua è ancora pulita. Ma mo te lo do io il Tigri e l'Eufrate. Mondo, vieni qua. Allora io sto qua alla porta di Bassora. A questo addirittura giravo le spalle, ragazzi, per la serie ti diamo una mano. Per la serie ti do una mano. Fondamentalmente noi poi dobbiamo solo passare, capisci che voglio dire? No, giusto così mi serviva un po' di roba. Niente di che, eh.
Grazie. Aia. Ha spaccato le ginocchia. Lalalala, salve. Oh, ma come niente borseggi? Avete finiti i soldi? Non si borseggia più come una volta. Eh sì, i buoni vecchi borseggi di una volta, ragazzi. La si scippava di tutto. Salve. E te che sei un vichingo? No, è troppo scuro per essere un vichingo. Eccolo il cartaro. E il cartografo. Salute. Salute a voi. Guarda la merce del negozio. Posso esaminare la mercanzia? Vi prego, guardate quanto volete. Guardate quanto volete. Scusa, siamo al cambio di una moneta del sapere. La mappa del tesoro. Preziose. E se foste voi a trovarle? Può arrivare a posizioni di un enigma. Alcune mappe o un libro perduto. Costo. Avete sete di antico sapere? Voi che amate miti e misteri? Prego che vi possa servire. Presa. Ritengo che ci sia molto da trovare nelle pergamene. In pochi potrebbero avere successo, ma voi siete tra quelli. Un po' di forte, amico mio, bello, che te pensi che qua che tiriamo bambole? O stiamo molte per caso? Le ricchezze risultano perdute fino a ora. Avete sete di antico sapere? Voi che amate miti e misteri? Tre. Interessa l'ignoto? Ritengo che ci sia molto da trovare nelle pergamene. Uomo di cultura, preso. Vero? Presa. Mi sa che se abbiamo tutte, raga. In pochi potrebbero avere successo, ma voi cazzo, pare che mancano due. Cioè, mancano due. Sfiga. Vabbè, dai. Nient'altro per ora? Comprato tutto, che ne so. Adesso devo proprio andare. Che la sorte vi favorisca. Allora, io penso che se adesso per l'appunto mettiamo la mappa, dovrebbero essere usciti un po' di terre selvagge. Dovrebbero essere usciti, no? Dalle posizioni, almeno penso. Forse devo leggere? In possesso, va bene. Mondo indagini, le indagini. Questo che cos'è? Niente. O meglio, qua sarà terre selvagge. Viene troppo in un caravanserraglio, liberalo. Città rotonda. Questo che cos'è? I manufatti di Dervis. No, infatti lo sapevo io che me li metteva così. Non te li fa vedere da troppo lontano il buon uomo. Non te li fa vedere da così vicino. Questo è un frammento misterioso. Vabbè, vediamo un attimino le nostre indagini. Tanto abbiamo capito come procedere lì.
E forse si è fatto sfuggire un fermaglio. Gruppo di mercanti in difficoltà. Farebbe un indizio non trovato, un indizio non trovato. Contratti che c'è di nuovo l'informatore. Allora andiamoci a chiudere anche questo contratto. C'è qualcuno che può distrarre? No. Ho sbagliato. È la tua ora. Sei morendo di... Mi sta sfuggendo. Sei lì. No, sto qui. Morto da solo. Porco Giuda. Secondo me non gliene può fregare di meno, ecco qual è il problema. Oh mio Dio. Vabbè, facciamo finta di niente, tanto è andata male tutta la cosa. Quando voglio fare il super figo in silenzio non ci riesco mai. Cavallo? Vai. YOLO! YOLO! Distruggendo tutte le vigne. Non so se so il video quello che... Scusa. La gioventù di oggi, signora, non ha nessun problema. È che non capiamo bene i passaggi delle macchine. Sì, delle macchine, della strada. E quindi abbiamo difficoltà poi, come vede, signora, a risalire dai fiumi. Laboratorio metallurgico, non si sa dove sto a passare col cavallo. Me ne sto a gruppo a tutti. Scusa, ma perché stai passando dentro quando dobbiamo obbligatoriamente uscire? Vedi che giriamo di qua. Andiamo cavalli. Bravo, dai. Accelera, accelera, così ti voglio, così. Oh, guarda dei fenicotteri. Vado più veloce io, cicalò. Vai di qua.
arrivando. Non c'è più decenza. Dai che non ti avrei mai preso. Sei tu che esageri. Dai, salva. Cittadini, smontiamo lo cavallo. Anzi, non lo cavallo, lo cavallo. Zio, mi rimuovi la notorietà. Osservano ogni mia mossa. Se solo qualcuno potesse distrarmi. Grazie. Dammi. Cittadini, fate molta attenzione alla nidiata di cobra che da tempo insidia i viandanti di passaggio dalle porte della città. Procedete con cautela e ponderate ogni passo con attenzione. Cittadini, vi informiamo che domani sera si terrà una contesa musicale aperta al pubblico. Tra gli artisti partecipanti. Una contesa musicale aperta al pubblico, ok. Arib al-Mamunia. Il califfo. Ma che fai? Te nascondi? Ad assistere alle talentuose esibizioni. Signora, che c'ha da vendere di bello? Le faccia vedere. Buona giornata. Salute, Saidi. Salute, Saidi. Vorrei controllare l'assortimento. Ecco il mio assortimento. Che c'hai? Una bella armatura nel vanto di ogni vero guerriero. Ma c'hai le stesse cose. Posso esservi ancora? Ma che c'è il cazzo, zio, che me devi si essere è fatto utile. Tardi. Addio. Ma quale che si è fatto tardi, Basi? Mi digli non faccia, che non c'hai un cazzo da vendere. Che cazzo stai a fare aperto, dico io. Chiudi il negozio, merda. Tu che c'hai? Pace a te. Salute a voi. Che c'è di interessante? Vi mostro che cosa. Posso migliorare la lama? C'hai le stesse identiche cose. Ho una certa esperienza con le lame. Hai rotto il cazzo. Va bene. Te l'hanno mai detto? Massimo. Le darò nuova vita. Guarda, alcune sezioni non mai sul veleno. Ah, potenza, grazie. Allora, potenza è un cazzo, manco lo è. Ci rivedremo presto. Siamo di chi te? Che c'è qualcos'altro? C'è un lallo cavallo. Rispettare rigorosamente il limite. Salve. Ben arrivato. È tempo che io vada. A presto, Saidi. No, mi sono sbagliato, regà. Porgo i miei saluti. Lieta di vedervi. Facci vedere. Potrei che vedere c'ha. La merce. Ecco le mie merci. Che c'hai, che c'hai? Scorta, vi possono servire. Ma come capacità massima? Io non c'hai un cazzo. Grazie. La vostra attrezzatura va migliorata? Ma al momento ancora no. Ancora no. Sono vedi. Oh, vedi, vedi. Vedi se vediamo tutto, sì. C'è una cosa che non si vedemo. Faravar. Cosa sia, non lo so. Gli attrezzi? Siete soddisfatto? A voglia, t'ho venuto tutto. Ora devo andare. Tornate presto. Tornate presto, buon uomo. C'è il cavallo, un sito storico. Andiamo a vederlo. Caravana, sito storico, apri il codice. Gruppo di mercante, in incognito. Allora, innanzitutto andiamo a vedere qua dietro il pezzo di codice da recuperare.
Ma qui mi fermo, è più. Eccolo là davanti a noi. Guarda quanti bei cammelloni. Cammelli e dromedari. Bella la statuetta che hanno rimesso. Allora, adesso questo l'abbiamo. Cavaranza, eccolo qua, l'informatore. Allora andiamoci ad immischiare con i commercianti. Tu vedi cavalli, dromedari, cammelli. Allora. Vorrei che qualcuno li distraesse. Sì. Traditore, dove si nasconde? Infiltriamoci utilizzando un metodo alternativo questa volta. Aspetta, mentre lui se la faceva su. Cos'è stato? Meglio controllare. Prendi questo! Porca pupazza! Dove stanno, maledetti? Ora ti vedo. Devo rallentare. L'inferno ti prenda. Uccidere non era necessario. Un omicidio! E correte! Devo andarmene da qui. Ho capito, mi vede. Parampiga.
codardo! Esatto, fiumiciattolo. Dardo chiuso. Fermati, affrontami. Tu. Qui. Vedi quanti erano. Non sei più, ma ti troverò. Nulla può sfuggirci, Enkidu. Porco Giuda, c'erano un po' di guardie. Allora, dovremmo avere un'idea delle guardie, 49 metri. Un'altra volta ha tirato sto coso. Paura. Zitti, zitti, zitti. Non allarmate. È tutto a posto. Sono un amico di Ali. Tirami fuori da questa giara! Sono bloccato! Tirami fuori da questa giara! Sono bloccato! Sei ferito? Sì. Alle gambe. Non cammino. Ti porterò io allora. I nostri nemici sono gente molto pericolosa. Non ne avevo idea. Sono certo che Ali sarà ansioso di sapere che cosa hai scoperto. Le spezie nella giara. Diamine! Mi prudeva il naso. Meglio tornare via.
torniamo indietro. Non fidarsi aiuta a sopravvivere. Mo' sei uscito. Puoi andare. Posso andare. Da qui me la caverò. Cioè, scusa. Mi sono rotto il culo per tirarti fuori da qua. E te lì la cosa che mi dici adesso puoi andare. Ti uccido io. Allora. Mondo. Ok, caravanserraglio l'abbiamo fatto. Ritorniamo qua con un viaggio rapido. Chiaramente le guardie non si accorgono di nulla. Tu per vantarmi ho mozzato. Ecco, un membro dei Ta'bin. Meglio indagare. Qualcuno chiami una guardia. Ehi, non trovo il mio... No. Il harem del califfo è un nido di... Vediamo il percorso che fa il buon uomo. Devo andare. Avvisateci se trovate qualcosa. Allora, non avete trovato niente? Non badate a me. Ehi, allontanati. Io dico che il vero problema è il governatore. Dove vai? Dove vai? Torna indietro. Ma dove stai andando? Cammina. Ma dove vai? Dove vai? Dove vai? Guarda dove sta andando il buon uomo. Ce la facciamo ad arrampicarci?
cimitero di Maya. Allora, si sta muovendo di nuovo. Grazie a questo frammento, ora sono più vicino a scoprire i misteri della camera. Non avete visto niente. Sì, andate a cercare, andavo dall'altra parte, ho visto io che correva via, fidatevi, l'ho visto che scappava. Questi mi tirano al volo, raga. Questi mi tirano al volo proprio. Come mi vedono scoccano freccia. E a me serve qualcosa per togliere il mio faccione pubblicato. Mi stanno dando la caccia. Dove sta l'altro mio faccione pubblicato? Allora, la mia faccia brutta, eccolo. Scusa. Pessima sorpresa. Eh sì. Adesso. Cosa? Ci voleva?
qualcuno mi aiuti! Il mio borsello! Hanno rubato tutto, zio, hanno rubato tutto, frate. T'hanno rubato tutto, ho visto io, è andata da quella parte, è travestito da guardia. È travestito da guardia, è pure infame, zio. Dammi retta, dammi retta, dammi retta. Ciao guardie. Quell'idiota di Hamza è incorreggibile. Ha di nuovo rubato il rancio alla nuova regina. Poi azzuda schiaccia di dirgli di smettere. Io faccio però io zam adde. E ci siamo fatti anche un manufatto di Dervis. Serve qualcosa? Il mio denaro non c'è più. Togli, aiutatemi. Qui. Trovate il ladro. Ci siamo presi qualche soldino. Ah, qua voglio andare a vedere davanti a me. Mi dice che c'è un sito storico e per l'appunto vorrei scoprirlo, che dovrebbe essere questo palazzo qua. Esatto. Siamo dell'Alexandronia Ticcelevecchia. 14 metri, dove stai? Sito storico? Mica avrei messo un altro sito storico, no? Qua. Dove stai? In alto. Lo scommette? Eccolo, hai visto? Uno sta qua. L'harem. I califfi. Qua abbiamo fatto, adesso andiamo a vedere quest'altro spizzato qua. Niente raga, non gliela fa, è più forte del Basim. Scusate, io mi vorrei arrampicare sopra, senza farmi male, senza dover attaccare 1500 soldati come al solito. C'è qualcuno? Mazza quanta gentaccia qua sopra, oh. Mamma mia ragazzi, ho mancato il mucchio delle foglie. Ecco, come te ci butti adesso, Basim? La penso che sia area riservata, no? Gli eunuchi! Gli eunuchi erano uomini castrati che pur essendo schiavi una volta a Basim ancora le altre cose da fare. Abbiamo messo solo un'ora, amici, però ce l'abbiamo fatta. Vai. Niente. Quando deve fare le cose fatte bene, le chiavi, schiave cantrici. Adesso la corte avete portato quattro adattivi, cambiare posizioni, sono le schiave speciali, le chiane erano molto più costose ad alta locate, aspetta allora prendiamoci tutto. E perché noi dobbiamo attestare alle regole?
piccola oasi. Avete oggetto, la verità, sono arrivato a più una colpa, eh? Se veniva come da me, ma si vede già di un cattolocque. E questo è un enigma. Ci siamo, abbiamo preso tutto quello che ci serviva a sapere e possiamo anche andarcene a questo punto. Oh, 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 oh. Salve. E te pareva che stava dentro a qualche cosa. Allora andiamo a rubarcelo. Là c'è una guardia. Ma è al di là della... Dai, è al di là della mura, della porta, scusate. Dovrebbe essere qua, no? Scusa, sì. Allora, sì, eccolo laggiù. Te pareva. Dove stava? Qua? Qui non c'è niente per te. Ma che cazzo non la vuoi che sto qua giù? Che cazzo vuoi? Vattene. Vattene. Rosiconi, che c'ho la divisa più bella della vostra. E io, sai che faccio? Mi vengo in testa e vi piscio. Non puoi stare qui. E che coglioni, ma quanti siete? Oh, ma una cifra siete? Bene. Quello c'ha la chiave. E che potrebbe essere alquanto interessante. Però diciamo che noi al momento li uccidiamo tutti. Vediamo come si muovono i due buon uomini. Non si muovono. Stanno fermi. Ok, anche tu sei muerto. Ah, sai che facciamo però? Nascondiamo i cadaveri onde evitare che qualche buon uomo ci riguardi. Deponiamolo. Ok. Trova le chiavi. Ah, c'è là quel ciccione maledetto. No, ciccione, veramente quello non è ciccione. Diciamo che è un po' grandicello de corazza. Scusa, che ti serviva la chiave? Se c'è un problema,
Ma dove? Un omicidio! Aiuto! Ah, meglio andarsene. Ma come cazzo ha fatto a vedere? Cioè, dove stai, scusa? Dove sta? Da dove l'hai visto l'omicidio? Da qua. E chi cazzo sei, Robocop, Dio buono? Ah. Scrignone, cribbio, no, crabbio. Scusa, apri la porta, che me ne sto andando. Scusa. Eh no, t'hanno rubato tutto, fratelli. Che devi fare, dai, fin del culo, sì. Ma perché ti devi buttare in mezzo alla roba? Perché? Agite con naturalezza. Sei benvenuto qui. Va bene, me ne sto andando, guarda. Guarda. Hai visto? Sei contento che me ne sono andato? Oh. E chiami un attimo il cavallo, frate. Yeah! Ma perché il cavallo se... Scusa, eh? Cosa sono gli scavi questi? Cosa sono? Sembrerebbe di sì. Morte è al di là. Quindi dovrebbe essere il cimitero. Ah sì, eccole le bare. L'avevo viste io. Allora mi dice che c'è qualcosa da qualche parte qui. Guarda. Questa dovrebbe essere l'oasi. Porta un sacco di struzzi e di altri animali. Non mi sembra di vederli, però. Sa che si sono fatti, raga. Sì, me fai ammazzare, te fai, se sei fatto fermare da un mucchio di paglia. Allora, oh, il caravanserraglio. Ah, sincronizziamo. Là c'è del fumo. Là c'è del fumo? Là c'è del fumo. Vabbè, amici, noi ci fermiamo qua. Io, come solito, vi ringrazio per il supporto che mi date. Vi invito a seguire tutti i social per essere sempre aggiornati sui contenuti che porto e condividete con i vostri amici per aiutarmi a crescere.
Ci vediamo al prossimo episodio, Predoni. Ciao. We'll be right back.